Ciao e benvenuti a Inside Cranio. In ogni puntata ci occupiamo di un argomento differente del mondo dei giochi da tavolo e vi raccontiamo un po' i dietro le quinte. Oggi parliamo di come gestire la community di utenti e ne parliamo con Luigi. Ciao. Luigi. Ciao. Che si occupa proprio di questo in Cranio Creations, è corretto? Sì, è corretto. Raccontaci più o meno com'è la community di Cranio, che tipo di community abbiamo? Allora, in realtà abbiamo diversi tipi di community, concettualmente. Abbiamo i fan sfegatati, ok, quelli che effettivamente ci seguono da quando Cranio era una piccola azienda che faceva Horse Fever e ci conosce anche solo per Horse Fever. Abbiamo, e poi nel tempo dipende dai prodotti che abbiamo portato, si sono aggiunti diversi altri tipi di giocatori, ok? Adesso che abbiamo un parco titoli molto più germanofilo e abbastanza settorializzato con diversi tipi di prodotti, ma non perdiamo lo sguardo sui prodotti per i più piccoli, abbiamo una community abbastanza variegata, molto, ti ripeto, molto, uso un termine improprio, nel senso lo uso alla spagnola, fanatico, nel senso proprio di fan che vengono a trovarci, puntualmente ci vengono a trovare, ci dicono, ci chiedono e ci fanno, quindi. E sono pure molto attivi sui social e sulle varie canali. Ecco, in particolare quali canali preferiscono utilizzare? Allora, Facebook è più facile perché siamo in Italia, è ancora il canale preferito dal pubblico italiano. Ok, poi se vai a vedere abbiamo anche il canale Twitter, che effettivamente non lo usano gli italiani, ma qualche tedesco, qualche americano lo usa parecchio, e anche lì dove la community, quella, diciamo così, mettiamolo come se fosse sul piano piramidale delle cose, no? Cioè, publisher, influencer e utenti finali. Anche gli influencer, che fanno parte della community concettualmente, come lo facciamo parte noi perché siamo publisher, ma allo stesso tempo siamo giocatori. Gli influencer internazionali, quindi tedeschi, gli americani, gli spagnoli, usano un sacco Twitter, okay. Però anche gli utenti finali americani e tedeschi usano Twitter. E Instagram in realtà sta riscuotendo di nuovo un successo, però per noi è collaterale, nel senso è più facile che negozi, influencer, persone che giochino ai nostri titoli ci tagghino e quindi di conseguenza anche lì otteniamo, tra virgolette, una community, anche se Instagram per noi è meno forte rispetto meno a... diretto. Sì, anche meno diretto, perché comunque in un'immagine magari sì, si dicono molte più di 1000 parole, quello che vogliamo, però effettivamente non è il nostro main, non è il canale principale, no. Ma visto che hai a che fare con commenti tutti i giorni, sì. Qual è la tipologia più frequente di commenti che riceviamo? Ce ne sono 5 categorie, secondo me, più o meno definibili. Il semplice wow, ok, che quello fa sempre bene, ci piace sempre, ci gratifica, ok. Il quando esce, il perché non è, cioè quello ansiogeno concettualmente, quindi quando esce questo prodotto, perché non è ancora uscito, ma io qua lo potevo trovare, non l'ho trovato più, che quindi fa in modo che effettivamente ti fa rendere conto di come effettivamente anche le persone seguano le fiere, seguono i canali, vedono le uscite, seguono il sito, quindi lo chiamerei l'ansiogeno solo perché poi non hanno ancora il prodotto, perché comunque siamo giocatori, siamo collezionisti. Tutti, cioè io alzo le mani, lo quello sono. Aspettiamo, esatto, quindi ci sta, oppure è lo stesso per cui penso capiti pure, ma ci vuole agli influencer, ma se vi hanno detto questo perché non è uscito ancora, eccetera. Poi le critiche a cuore spietato, quelle che è il semplicemente, e non so se bipperei, ma bipperei che è una merda questa cosa, proprio secco, senza altro. Le critiche costruttive e quelli che effettivamente vogliono far parte della community, quindi chiedere informazioni, fa proposte, cerca di proporre giochi, propone migliorie per questo, ti propone tipo le varianti, eccetera. Quindi proattivi,
ok, fin troppo in certi casi, però a me fa sempre piacere ricevere questo tipo di commenti. In realtà fa piacere ricevere tutti e cinque i tipi di commento, ti dico la verità. Anche il negativo assoluto, senza richieste, senza cose. Gli chiedi la motivazione, non te la darà, ma almeno vuol dire che quello ha visto il prodotto. E siccome comunque siamo una casa editrice e il nostro scopo, oltre a divertire, è comunque vendere i giochi, quello ti dice, ok, che cosa abbiamo sbagliato, che cosa dobbiamo migliorare nelle prossime volte. Ok, quindi sono tutti finalizzati affinché il nostro lavoro provi a migliorarsi di volta in volta. Quindi questo. Quindi li gestisci tutti, magari in maniera diversa, però cerchi di prendere lo spunto. Sì, anche perché appunto io gestisco la community, rispondo, ok? Però tutto quello che prendo normalmente lo riverso sui miei coworkers, sui miei colleghi. Perché comunque considera che appunto alcuni prodotti possono interessarci per la distribuzione italiana perché ce li propongono, lo dico a chi si occupa dell'import. Questo prodotto ho fatto schifo per la traduzione, lo dico a chi si occupa della traduzione per migliorare, perché appunto siamo una piccola azienda, siamo 10-12 persone e dobbiamo cercare di collaborare. Lo scopo della community cioè la community come è tipo il 50% della nostra attività, ok? Non è un socio attivo dell'attività, ma è un socio partecipante, perché comunque ti fa capire se sbagli o non sbagli, ti fa capire se un titolo lo preferisce o meno, ti fa capire se effettivamente il tuo lavoro è giusto o sbagliato. Quindi è come un'azienda, come un'associazione. Ok, noi siamo tra virgolette il direttivo che prende le proprie scelte, ma se non ascolta i soci nella riunione è difficile che il direttivo possa prendere la decisione giusta. Quindi se non ascoltiamo loro, praticamente abbiamo perso il 50% dell'obiettivo del prodotto finale. Però ci sono delle situazioni particolarmente difficili. Beh, che si vengano. Ci sono delle situazioni in cui si scatenano, diciamo, gli haters o i commenti peggiori. Potrei parlare di Kickstarter. Ok, vediamo. Però lì ne faccio un triplice discorso e provo a essere il più sintetico possibile. Okay. Perché? Perché secondo me ci sono gli haters a prescindere, ok? Mm-hmm. Che sono quelli che a prescindere di chi tu sia è un hater. Quindi un gioco non sarà mai soddisfatto di come esce un gioco, non sarà mai soddisfatto di come viene pubblicato il gioco, e non parlo solo per la nostra casa editrice, penso per qualsiasi casa editrice esista, quelli a prescindere. Poi esiste l'hater, perché poi secondo me è l'hater come parola che non è giusta, perché si tratta più di troll, ok? Perché sono quelli che appunto danno fastidio a prescindere, perché appunto l'hater ti odia. Uh-huh. Quindi effettivamente io ho Cranio Creation, avrà i suoi hater, e le altre case editrici senza la minore avranno i loro hater relativi. Okay? Ok? Poi c'è il troll che va a spada tratta contro chiunque. Uh-huh. E quelli sono quelli che principalmente sono su Kickstarter. Con lo scopo di dar fastidio. Dar fastidio o provocazione. Ok? Mo, Barra c'è stata una campagna molto difficile, era la nostra prima campagna e abbiamo ancora un grande problema di comunicazione di cui ci scusiamo ovviamente, e faccio il possibile per rispondere, faccio il possibile per avere informazioni da restituire, ma infatti in quel caso non ci sono gli hater, non ci sono solo i troll, ci sono anche persone che commentano incazzati magari, però tra virgolette a ben d'onde, ok? Avendo le loro ragioni, quindi in un certo qual senso facendo sentire la loro voce, perché magari non è così forte e quindi io non li riesco a seguire tutti, e quindi in quel caso loro urlano un poco di più e io li devo ascoltare. Poi ci sono i troll, che sono quelli che mettono l'eurino
non interessati al prodotto, ma come va la campagna, perché devono farsi vanto, perché su Kickstarter quando tu metti almeno un euro hai la possibilità di commentare. Quindi lì hai, e lo potete vedere in qualsiasi campagna esistente, se non ricordo male, tempo fa anche per una campagna Kickstarter di successo di un prodotto non nostro, cioè è stato trollato il troll di Kickstarter. E questa cosa ti fa rendere conto di come questa stessa azienda che conosce bene Kickstarter conosce bene anche loro la community. Quindi il troll, quello non ci puoi far niente, è una specie di cancro che infesta Kickstarter. Poi ti ripeto, later è later, vabbè, amen, non possiamo farci niente, le persone ci odiano, scusateci, purtroppo questo è il legno, questo possiamo fare solo questo. Ci sono quelli che non ascoltiamo, scusateci, perché purtroppo là mi assumo la piena responsabilità, vi ascolterò di più, farò in modo di ascoltare di più. Poi c'è il troll, che puoi fare quello che vuoi, è un cancro che non ci non c'è. No, non puoi risolverlo in nessun modo, perché non hai i mezzi adatti. Non hai i mezzi adatti e gli altri utenti. La cosa buona sono gli altri utenti in questo caso, perché mo ci vuole. Se è un hater, si associa a spada tratta, chi se ne importa. Se invece non è un hater, almeno ragiona mettendosi nei panni di chi subisce questo trattamento. Quindi, bene o male, poi la community appunto in questo reagisce. E la community, da questo punto di vista, è un bel agglomerato e, come ti dicevo, ti fa rendere conto di quanto effettivamente siano la parte fondamentale del nostro lavoro. Va bene. Allora ti ringrazio e ti lascio tornare a rispondere ai commenti dei utenti. Ti ringrazio. Se avete altre curiosità, scrivetecele e risponderemo il prima possibile. Provo a rispondere il prima possibile, così siamo poi Luigi e che se no a rispondere. Esatto. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Ciao.